Ciao ragazze! Oggi vi volevo spiegare bene come usare le cartine in modo corretto, perché di solito le cartine fanno paura e ci sembra che è una cosa difficile. Come posizionarle, come tagliarle alla forma delle unghie, se sono posizionate troppo giù o troppo in su. Però basta imparare come usarle e ci sono un sacco di vantaggi. A me personalmente piacciono tantissimo rispetto alle dual forms, anche se con questi ultimi si può fare tutto più velocemente. Ma con le cartine mi regolo io, la forma, la zona cuticola posso fare perfetta e regolo anch'io il spessore delle unghie. Ditemi voi quale modo di ricostruzione delle unghie preferite di più, così capisco quale video devo fare per voi. Oggi vi faccio vedere tutti i passaggi di ricostruzione con le cartine. Per prima vi spiego come tagliare e posizionare la cartina, poi vi faccio vedere come fare la struttura con i punti di rinforzo della unghia. E alla fine, molto importante, come limarli e evitare alcuni errori che possono danneggiare le unghie naturali. Any ideas? Allora, ho effettuato la manicure con la mia nuova fresa. Qua sopra dovrebbe essere un link di spacchettamento di nuova fresa e le punte di AliExpress. Poi vi lascio anche un link sul video dove spiego come fare la manicure a casa corretto senza fresa. Poi vediamo veloci tutti i passaggi preparativi. Prima dobbiamo opacizzare la superficie delle unghie con il buffer mattoncino o la lima grana 180, non limate troppo, solo per opacizzare. Diamo la forma rotonda alle unghie. Poi puliamo con cleanser e mettiamo il primer. Aspettiamo 30 secondi che si asciuga e passiamo la base. Io uso ad alta adesione la base bonder e poi mettiamo in lampada UV LED per 60 secondi e se UV 180 secondi. Allora, le cartine migliori sono quelle con le ali. Queste piccole non vanno bene perché si staccano. Dobbiamo tagliare la parte centrale senza staccare la cartina dalla carta. Poi la facciamo tipo arrotolare un po'. Ci facciamo una prova sul dito, cerchiamo di tenerla dritto e vediamo che sono scoperti i laterali. Alcuni ce l'hanno già la forma delle unghie perfetta per le cartine e non hanno bisogno di tagliarle, ma non è il mio caso. Adesso vi faccio vedere come capire quanto profondo deve essere tagliata la cartina. Prendiamo forbicina e misuriamo la distanza dal punto più alto del bordo libero fino al punto dove finisce il bordo libero ai laterali. Lo segniamo sulla cartina e tagliamola. Proviamo e vediamo che il taglio non è bello rotondo. Qua vi consiglio anche fare la forma rotonda delle vostre unghie naturali, così viene più facile inserire la cartina. Faccio un altro taglio più rotondo e vedete che ripete la forma delle unghie naturali e i laterali si coprono. Adesso dobbiamo liberare i laterali del dito per far aderire bene la cartina, quindi segniamo i angoli con le forbici e facciamo i tagli più o meno a 45 gradi, in questo modo. Quando la cartina è pronta, possiamo staccarla dalla carta. Attacchiamo le ali, dritti, mi raccomando, e non dovete chiudere la punta. E inseriamo la cartina. Deve essere dritta rispetto al dito, non rispetto alla unghia, perché l'unghia può essere un po' storta.
Per la ricostruzione di forma quadrata, la cartina deve essere posizionata o dritto o un po' in su, se volete fare bella curva C. Io la metto dritta. Stringiamo la cartina intorno al dito. Questi punti qua devono essere paralleli. Se si piegano ad angolo, significa che la cartina va troppo giù. Prendiamo un po' di acrigel e le mettiamo alla punta dell'unghia. Bagniamo il pennello, lo tamponiamo sulla carta e cominciamo a creare il nostro allungamento, tirando l'acrigel alla punta. Regoliamo subito la lunghezza. Quando il pennello inizia ad essere appiccicoso, dovete intingerlo nuovamente. Però il pennello non deve essere troppo bagnato, ricordate di tamponarlo sempre. Stendiamo il prodotto ai laterali. Qua dobbiamo mettere bene l'acrigel in modo che non ci restano scoperti. Cerchiamo subito di fare lo spessore delle nostre unghie. Dovrebbe essere circa 1 mm, 1,5 mm. Stringiamo un po' la cartina sotto per non avere la curva troppo larga. E poi lampada ibrida UV LED 60 secondi invece se avete UV 180 secondi. Io do subito la forma delle unghie con la lima 180, non dimentichiamo a togliere la dispersione con cleanser. Faccio la punta e laterale. Prendo il bastoncino d'arancia, lo intingo nel liquido e con la parte piatta comincio a stendere l'acrigel nella zona cuticola. Si può fare tranquillamente con il pennello, però con il bastoncino è più facile. Facciamo delicatamente, non schiacciate proprio. Quando la cuticola è pronta, con il pennello tiriamo il prodotto verso la punta. Guardate, dovete dal punto alto della pallina tirare dritto e man mano scalare verso la punta.
Qua vedo un po' trasparente e prendo un altro po' dell'acrygel. Poi lampada UV LED 60 secondi e serve UV 180 secondi. Adesso vi spiego un attimo come deve essere la struttura delle unghie ricostruite. Forse sarà un po' noioso, però è importante seguire queste cose perché se non è stata fatta bene la struttura, le unghie crescendo si spezzano e si sollevano. La unghia perfetta deve essere rinforzata nella zona di stress e avere l'apice, il punto più alto della struttura. Significa che l'unghia, partendo dalla cuticola, si sale piano piano, arriva al punto dell'apice e poi si scende verso la punta. La domanda è: dove si trova la zona di stress e come conseguenza l'apice? La zona di stress si trova intorno al punto di stress. È quella zona in quale di solito l'unghia crescendo si spezza se non è stata rinforzata. Allora, questa è la nostra unghia naturale. Allora, guardate, se immaginiamo una riga che attraversa il centro dell'unghia, dalla matrice fino alla punta, eccola. E poi un'altra riga che va tra i due punti dove l'unghia naturale si separa dalla pelle, intendo l'angolino dove finisce il sorriso di bordo libero, eccolo. E il loro incrocio sarebbe il punto di stress. E l'apice dovete posizionare in 3 mm circa più su, verso la cuticola. Più lunga la vostra unghia ricostruita, più largo deve essere l'apice. Vi faccio vedere alcuni esempi sbagliati. Non fate mai in questo modo. Allora, la limatura. Io uso la lima 180, a volte 100. Qua ricordate che per avere la bombatura giusta dobbiamo limare. Vedete questa foto qua. Poi dobbiamo assottigliare un po' la zona cuticola solo con la lima 180. Adesso vi spiego alcune cose. Quando limate il laterale, dovete limare solo il prodotto, non dovete mai arrivare alle vostre unghie naturali. Perché se diminuite troppo la quantità di prodotto al laterale, le unghie cominciano a spezzarsi. Poi un'altra cosa molto importante. Alcuni per fare la unghia ricostruita meno larga o quando fanno la forma ballerina o mandorla, cercano di limarla ai lati qua. Prima di tutto, per fare la unghia non larga dovete fare la bella curva a C. Così non avrete bisogno di limarle incisivamente. Poi, quando limate troppo, arrivate alle vostre unghie naturali, nel punto dove si separano dalla pelle. Ricordate quelle angolini dove finisce il sorriso di bordo libero. Limandolo in posizione della lima dritta, potete provocare distacco della unghia o nicolisi laterale. Per la limatura corretta, dovete limare le unghie più giù. Passiamo al top e vi faccio vedere un piccolo disegnino.
Grazie a tutti per le vostre iscrizioni e like, mi fa molto piacere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!